cominciato a sentire Borromini come un problema quando era ancora un bambino, andava alle elementari. Abitavo in via dei Monterone, vicino alla piazza da cui si vede la cupola di Sant'Ivo da sotto, e ogni giorno, accompagnato da qualcuno, andavo a scuola, e andavo a scuola passando appunto davanti a Sant'Ivo e poi davanti al Pantheon. Quindi, diciamo, Borromini fa parte del mio immaginario infantile. E diventa un problema proprio perché questo edificio Sant'Ivo, con la sua spirale, è completamente diverso da tutti gli altri, quindi insomma per me era un punto interrogativo, direi fin dall'infanzia. Poi naturalmente, siccome questa visione è continuata per tanti anni di seguito, poi diciamo quando sono diventato più cosciente ho cercato di capire perché questo edificio così diverso, e quindi ho cominciato a studiare. Naturalmente, oltretutto, diciamo, nella casa dei miei nonni, in cui andavamo sempre per le feste, eccetera, di nuovo c'era un altro edificio di Borromini, l'oratorio dei Filippini. Anche questo è un edificio diverso da tutti gli altri, quindi diciamo, il problema in qualche modo si ampliava e si ingigantiva. Quindi questo interrogativo richiedeva una risposta, e la risposta è venuta studiando, andando in biblioteca, cercando al massimo di capire. Già a 16 anni sentivo l'urgenza di fare qualcosa, un prodotto che rispecchiasse questo fascino, diciamo. Volli scrivere un libro, allora frequentavo il liceo, ne feci 4-5 copie, alcune copie le vendetti a degli amici, a degli studenti, miei compagni, tra questi c'era Maria Grazia Liguori, che poi mi ha restituito una di queste copie, che io conservo gelosamente, perché è un libro in cui c'è già un'ambiguità interessante. Cioè, nel frontespizio io ho scritto Paolo Portoghesi, due punti, di Francesco Borromini. Il che vuol dire che in un certo senso sentivo che questo libro era in un qualche modo il diario di una specie di aggressione di questo genio nei confronti di quel bambino che andava avanti e indietro per la piazza di Sant'Eustachio. E effettivamente questo libro è un libro fatto in casa. Allora non usavo ancora il libro d'artista, che adesso è diventato una cosa di moda. Però certo esistevano libri ben illustrati. Io, non potendo ovviamente illustrarlo e stamparlo, rubai delle fotografie da un articolo e incollai su questi meravigliosi fogli di carta da disegno delle pagine scritte a macchina con molta cura. Quindi il libro ha così ancora un suo sapore, che è proprio questo sapore di un grande amore nato tra un edificio e una persona, e legato poi a questa grande esperienza di vita che Borromini ha avuto. Tutto sommato, per lui l'architettura e la vita si identificava.